buona adesione per la campagna Vacciniamoci, predisposta per tutta la giornata al Cardarelli di Campobasso. 1000 le dosi Pfizer messe a disposizione. Urgono piani urgenti e sostegni finanziari ad allevatori e aziende agricole colpiti dagli incendi. A Campomarino si discute sulle sorti della pineta. Aiutare il popolo afghano in questo difficile momento è la proposta di Michela Fanelli in consiglio regionale. È necessario prevedere misure di accoglienza. Ricco cartellone artistico e musicale nelle due province allestito dall'amministrazione regionale per l'estate 2021. Gli eventi proseguiranno fino al mese di dicembre. E ben ritrovati con il telegiornale di TLT. Oggi è la giornata del vaccino al Cardarelli di Campobasso. Buona l'adesione fin dalle prime luci del mattino. Resta però ancora un'importante fetta di popolazione lungo la penisola che ancora non è stata vaccinata. Ma andiamo a vedere i dettagli. Vacciniamoci, la campagna di vaccinazione volontaria ideata per tutta la giornata di oggi al Cardarelli di Campobasso pare abbia avuto una buona, anzi buonissima adesione. Dalle prime luci del mattino infatti persone in fila in attesa di ricevere una dose della fiala Pfizer, circa 1000 quelle messe a disposizione dalle 8 alle 20. L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Rotary, il Lion e l'Avis che si sono adoperati per sostenere la macchina sanitaria in questa importante missione. Si ricorda che dagli ultimi dati effettuati anche dallo stesso Cardarelli del capoluogo si evince come abbiano maggiore opportunità di contrarre la malattia in modo anche grave coloro che decidano di non effettuare la vaccinazione. Il rischio di ospedalizzazione per i vaccinati che contraggono il virus si abbassa al 5% e al 3% quello di finire in terapia intensiva. Al momento l'Italia sta avendo un netto incremento dei contagi e pertanto si preme sulla campagna al fine di evitare nuove restrizioni. Secondo gli ultimi dati settimanali in Italia ci sono 2 milioni di cinquantenni che non sono stati vaccinati neanche con la prima dose. Per scelta, ritardi delle regioni o esenzione per motivi di salute c'è da muoversi. Tra indecisi e persone in attesa c'è ancora molto da fare per riuscire dunque ad individuare un'importante parte della popolazione non coperta. Intanto dalla capitale si valuta anche l'effettuazione della terza dose per le categorie fragili o maggiormente a rischio. A preoccupare la diffusione delle nuove varianti. In Italia, negli ultimi 45 giorni, l'82,4% dei tamponi è risultato positivo a quella Delta, mentre in forte calo l'Alfa dell'8%. E anche nei centri vaccinali di Termoli, Agnone, Isernia e Venafro proseguono a ritmi sostenuti le operazioni per immunizzare quante più persone possibile. Sono soprattutto i giovani ad attendere il loro turno per un rientro in sicurezza da settembre nelle aule scolastiche e nelle facoltà universitarie. E con le vaccinazioni iniziate da circa 8 mesi, i decessi per coronavirus sono praticamente azzerati. Ma resta comunque alta l'attenzione in Molise del Comitato Vittime del Covid, che attraverso alcuni esposti alla Procura di Campobasso chiede giustizia riguardo presunte responsabilità della classe politica e dell'azienda sanitaria regionale sulle 520 vittime. Solo però nei prossimi mesi del nuovo anno la magistratura potrà chiarire le eventuali cause. E cambiamo adesso argomento e parliamo di incendi. Subito aiuti per le aziende agricole devastate. In Molise si avvia la conta dei danni mentre i carabinieri continuano ad indagare e controllano le aree a maggior rischio di roghi. Ma vediamo questo contributo. È necessario attivare un piano di ricostruzione di aiuti economici per le aziende agricole e per gli allevamenti devastati dagli incendi con decine di migliaia di ettari di boschi a macchia mediterranea, inceneriti dalle fiamme, animali morti, alberi carbonizzati, oliveti e pascoli distrutti per un danno stimato fino ad oggi che sfiora il miliardo di euro, senza poi dimenticare la tragica perdita di vite umane tra gli agricoltori lungo la penisola.
In Molise, invece, dopo la pineta di Campomarino totalmente carbonizzata, si avvia la conta dei danni e si discute sul da farsi. Predisposto a tal proposito un incontro per fare il punto della situazione. Si chiama Pineta ieri, oggi e domani ed è l'iniziativa che è stata organizzata dall'Associazione Borgo Antico di Campomarino dopo i recenti accadimenti che hanno visto la distruzione della Pineta. Un incendio devastante che ha squarciato il polmone verde ma anche il cuore di tantissimi che utilizzavano quella Pineta per le loro giornate di relax. L'incontro pubblico vuole essere dunque un'occasione per rendere più informata, a partecipare la comunità ed ottenere informazioni approfondite su come provare a porre rimedio all'enorme danno ambientale in cui è stato oggetto la pineta. L'appuntamento, previsto per mercoledì 25, si spera porti dunque a delle soluzioni. Intanto proseguono le indagini da parte dei carabinieri forestali lungo la regione per tentare di fermare eventuali piromani, soprattutto nel corso del fine settimana. Una situazione preoccupante che ha messo in ginocchio in più parti la penisola, che si è scontrata con la dura realtà degli incendi boschivi. È urgentissimo, ha detto anche la Confederazione dei Coltivatori, che le regioni, stretto coordinamento con il Ministero delle Politiche Agricole, provvedano così ad una ricognizione dei danni e all'individuazione delle aree colpite con il ristoro delle perdite subite. Per quanto riguarda il patrimonio boschivo, servono interventi massicci, così come è fortemente auspicabile l'attivazione delle misure previste dai piani di sviluppo rurale regionali. A Leontina Lanciano, garante regionale dei diritti della persona, il premio Maria Natale 2021, una stella al lavoro per ricordare l'umanità dell'instancabile bracciante Maria Natale. La cerimonia di premiazione alle 18 nel municipio di San Martino in Pensilis. E aiutare il popolo afghano in questo difficile momento, il Partito Democratico a sostegno di una campagna di supporto e di accoglienza. Bisogna evacuare chi è in pericolo e creare quindi dei corridoi umanitari. Ma andiamo a vedere. Un ordine del giorno in consiglio regionale, una mobilitazione per sostenere e dare speranza al popolo afghano attraverso una campagna che aiuti chi rimane e che accolga e conforti chi fugge dal paese ora sotto la guida dei talebani. Come spiegato dall'esponente del Partito Democratico a Palazzo Daimo, Micaela Fanelli, è possibile sostenere organizzazioni non governative e ANCI coinvolti direttamente. PD al fianco degli amministratori interessati ai gemellaggi con le città afghane, così anche in Molise non mancheranno stand per donare e contribuire all'iniziativa di solidarietà denominata Insieme per il Popolo Afghano. Oggi, ha rimarcato la consigliera regionale Fanelli, è fondamentale che l'Italia e l'Europa si impegnino per una evacuazione immediata senza esclusioni di coloro che sono in pericolo. Corridoi umanitari per i rifugiati e il mantenimento di un presidio diplomatico dell'Italia per facilitare le richieste di asilo delle cittadine e dei cittadini afghani. Alla politica locale, in modo particolare, chiediamo un impegno serio per coinvolgere le comunità del nostro territorio nel percorso di consapevolezza, conoscenza ed eventuale accoglienza che fa seguito alla richiesta dell'ANCI di poter prevedere proprio un ampliamento straordinario della rete di accoglienza pubblica, con la testa e con il cuore al fianco del popolo afghano per un aiuto reale che mi auguro nessuno scelga di negare. E dopo alcuni anni torna a Santa Croce di Maiano la festa dell'unità, uno degli appuntamenti politici tra i più significativi in Molise. Sul ritorno lunedì 23 con un dibattito e la musica in piazza, il dibattito alle 19 in piazza Marconi e verterà sul tema delle opportunità per il Basso Molise che giungono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ed è ricco il cartellone musicale e artistico nelle due province allestito dall'amministrazione regionale. Gli eventi proseguiranno fino al mese di dicembre. Vediamo. Assessore, gli ultimi numeri dell'azienda di Soggiorno e Turismo indicano per il mese di luglio presenze più consistenti sulla costa adriatica, soprattutto Termoli, ma non solo, negli alberghi, bed and breakfast. Un risultato positivo, soprattutto tenendo conto di due stagioni estive condizionate dalla pandemia. Ma il lavoro paga, alla fine è un lavoro di squadra tra governo regionale, territorio, amministrazioni locali, hanno fatto sì che abbiamo portato a casa due grandi risultati, sia il 2020 e anche il 2021 con una stagione abbastanza buona, anzi in aumento rispetto al 2019.
significa sta funzionando il piano strategico del turismo, turismo e cultura. Adesso Molise è musica con la valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio, qual è il Perusi di Campobasso, ma soprattutto con 60 concerti in giro per tutto il territorio regionale per valorizzare le bellezze architettoniche della nostra regione, con oltre 200 eventi che hanno messo in luce una straordinaria potenzialità turistica di questa regione. I risultati ci danno ragione, stiamo sulla strada buona, significa stiamo operando bene. Quindi da un primo bilancio di questa stagione estiva a livello musicale e culturale si ritiene abbastanza soddisfatto? Ma assolutamente, noi chiuderemo questa stagione con il 27 di dicembre a Savoia di Campobasso in occasione della festa della Regione Molise e tireremo le somme che oggi sono già estremamente positive con gli ultimi dati proprio dell'azienda Soggiorno e Turismo di Termoli. Io sono abbastanza soddisfatto, sono contento, ma soprattutto sono contento dell'entusiasmo che stiamo riscuotendo e stiamo suscitando su tutto il territorio regionale. Il gioco di squadra, ripeto, e le sinergie istituzionali funzionano e questi sono i risultati. Oltre all'impegno dell'ente regione, ritiene di essere soddisfatto anche dall'impegno messo in campo dalle diverse amministrazioni comunali e anche dagli imprenditori del posto, o si poteva fare qualcosa in più? C'è sempre la possibilità di fare di meglio e di più da parte di tutti, ma io sono contento delle sinergie istituzionali che abbiamo messo in campo, stiamo condividendo con il territorio ogni nostra azione e di questo stiamo riscuotendo un grande successo, perché la gente partecipa, il territorio partecipa, gli stakeholder e le associazioni locali sono tutt'uno e i risultati sono estremamente positivi. Questo progetto di Molise Cultura, di Turismo e Cultura di Molise Musica è stato spalmato per diversi mesi, si concluderà a fine anno a dicembre. Turismo deve essere questo, spalmato e non solamente ridotto nei mesi estivi di luglio ed agosto. È anche questa la strada nuova da voi intrapresa? Questo lo dice il piano strategico del turismo che abbiamo approvato prima in consiglio regionale e poi con l'esecutivo in giunta, proprio per destagionalizzare l'offerta turistica e culturale della nostra regione, per far sì che il settore del turismo e della cultura possa diventare veramente un grande volano di sviluppo di questa regione. Ci sono tutte le condizioni e ci sono tutte le opportunità che anche con i nuovi fondi comunitari e con il recovery noi abbiamo la possibilità di aggredire letteralmente con un vero e proprio piano di sviluppo che abbiamo approvato da poco in giunta. E Molise Musica, la rassegna concertistica del Conservatorio Lorenzo Perosi, continua il tour nel territorio molisano. Questa sera alle 21 al Teatro Cinema Fulvio di Guglionesi, l'esibizione di uno dei suoi docenti, il pianista Simone Sala, con un concerto intitolato Appunti Sonori, un omaggio a Dante con la voce narrante di Raffaello Lombardi. La replica ci sarà poi domani, sempre alle 21, alla scalinata della Chiesa Madre di Pietracupa. E Terra, il nuovo romanzo di Giovanni Petta, sarà presentato domani pomeriggio ad Agnone da Giovanni Giaccio, vicepresidente del Centro Studi Alto Molise. L'illustrazione del volume sarà alle 18. E fine settimana di controesodo, questo vacanze estive per circa 2 italiani su 3. Si prevedono per oggi e domani lunghe code sulle autostrade e sulle fondovalli. Vediamo. Le vacanze termineranno per 2 italiani su 3. Il periodo estivo, all'insegna delle passeggiate all'aria aperta e delle vacanze nei posti naturalistici, può dirsi quasi concluso. Con il controesodo si prevedono in queste ore per tutta la giornata di domani lunghe file in autostrada. Sono circa 20 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi almeno un giorno fuori casa nel mese di agosto in quest'estate 2021, con un calo dell'1% rispetto allo scorso anno.
Con l'emergenza sanitaria da Covid-19 si è rafforzata l'abitudine di concentrare le partenze nel mese di agosto, che è stato di gran lunga più gettonato. L'Italia è la destinazione preferita, scelta come meta da quasi la totalità degli italiani. Se la spiaggia resta però la meta prediletta, come evidenziato anche in Molise, tiene anche la montagna e cresce dunque il turismo di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città. Tra gli svaghi preferiti, accanto all'arte, tradizione, relax e puro divertimento, la ricerca di cibo e di vini locali è diventata il vero valore aggiunto delle vacanze Made in Italy. E seconda serata domani al Parco Edoardo De Filippo del quartiere San Giovanni del Campobasso Summer Festival. Sarà dedicata alla satira che vedrà in scena il primo spettacolo teatrale dal titolo Lercio a Live Show, ed è l'evoluzione di un altro simile lavoro satirico che ha collezionato oltre 200 date in Italia, 3 tutto esaurito, a Londra e numerose partecipazioni ed importanti festival italiani e internazionali. E nella piazza Girasole di Castel Petroso, dalle 18.30, a cura dell'amministrazione comunale, delle associazioni Rotaract e Adiform, la presentazione del libro di Aldo Succi, Spagna, andata e ritorno, la vera storia di un Isernino. La presentazione, preceduta dal ricordo della costruzione dell'edificio scolastico avvenuta tra il 1965 e il 1966, che oggi è la sede attuale del municipio. E in Molise la passatella con le carte napoletane è un vero e proprio rito goliardico nei paesi della regione. Il gioco è molto diffuso, soprattutto tra i giovani. Andiamo a vedere. Stasera è andato benissimo. Devo ringraziare il suo Lindo perché mi ha fatto bere con il 3 e io non dovevo bere. Ah, se avrei avuto l'opportunità gliel'avrei ridato subito. Però è venuto a fregare Ulma Graziano, a Luciano, a Mariano e pure a te. Anche perché il gioco è questo, l'Ulmo ci deve essere e ce ne sono stati parecchi. I molisani, si sa, sono grandi bevitori di birra e nel corso dei decenni passati dalle osterie si è tramandato non un semplice gioco ma un vero e proprio rituale, la passatella. Un momento conviviale con le carte, la bevanda bionda e ricca di schiuma in voga nel vicino Abruzzo e in molte altre realtà del centro-sud, ma che si è affermata in Molise come il principale passatempo di giovani e meno giovani, che ha proseliti da Guardialfiera a Cerce Maggiore, da Toro a Vasto Girardi. Io Lindo siamo abbracciati ma piangiamo, purtroppo manco un due, un getto di bastone. Questo è l'angolo della poesia, l'angolo della poesia. Sta sempre la femmina. Però la femmina. Voglio. Alla fine delle ostilità tra i belligeranti c'è chi esprime il proprio compiacimento per i litri di birra ingurgitati avidamente e gli olmi che invece esprimono la loro insoddisfazione. Ancora non si beve, però siamo al terzo giro, quindi magari ci speriamo. Vediamo un po'. Olmo. Come ora? Niente, non si beve. Dopo vado a bere al bar. In pratica migliaia di sportivi da tavolo che andando a ritroso negli anni per le tensioni che si creavano potevano andare incontro anche a violenti litigi tra gli avventori abbinazzati. La vedo pure triste perché sono arrivato in ritardo, non mi hanno fatto giocare. Il prossimo giro entro pure io, speriamo che mi fa qualche duto di bastoni. Se non niente, oggi fischia. Ma i fedelissimi della passatella in Molise non demordono, tutt'altro. Il gioco popolare delle carte napoletane per eccellenza rimane al centro dei lunghi pomeriggi nei paesi in ogni periodo dell'anno e dopo la pandemia senza sosta alcuna. Esso è diventato un fedele compagno di vita che non ti tradisce, anzi, più di un semplice passatempo con l'obiettivo di consumare in compagnia l'oro biondo. Asso di bastoni. Spettacolo, tempo libero che si voglia, la passatella è la raffigurazione della vita con le sue regole e strategie di gioco. I praticanti sono solitamente da 4 a 10, ma non si disdegnano numeri di adepti ben più consistenti. È stata una bellissima manifestazione anche quest'anno, ringraziamo tutti i partecipanti.
Abbiamo fatto una cosa goliardica per stare un po' insieme. Con l'asso si fanno le proposte, con il 2 si batte e si beve e con il 3 si gira la birra, così detto. Spero di ripeterla l'anno prossimo con molte più persone. Io torno qui a Trivento una volta l'anno perché i miei genitori sono due qui. Qui ho molti amici e parenti, però vivo a Firenze e qui è un luogo di ritrovo. E questo è per tutti voi. Salute! È una visione particolare di Cerro al Volturno che si snoda attraverso le espressioni poetiche ed artistiche di Albino Fattore, che oltre a raccontare il paese espone le sue opere con quelle di Michele Fattore. Le narrazioni tra passato e prospettive future passano attraverso il rito del re Caprone, i canti d'amore nell'ambito dei dialoghi carresi nei saperi territorializzati, con inizio dalle 18 nella piazza Santa Maria. E in serata a Cerro a Volturno l'inaugurazione ufficiale del nuovo parco giochi a disposizione dei bambini del paese, uno spazio, quello nei pressi dell'ex asilo comunale, dedicato ai più piccoli, dove potersi divertire e trascorrere del tempo. Ma adesso andiamo a vedere le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Tendenzialmente sereno oggi sul Molise, le temperature sono comprese tra i 16 gradi la minima a Campobasso e 31 gradi la massima di Isernia. Venti moderati provenienti da nord-ovest, mosso il medio adriatico, sole e valori climatici massimi in rialzo domani in regione. Allo stadio Zecchini di Grosseto, questa sera alle 21, il Campobasso di Mirko Cudini scenderà in campo per l'avvio ufficiale della stagione calcistica. Nei professionisti rossoblù affronteranno i toscani in una partita di sola andata. In caso di parità a termine della gara sono previsti tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. La vincente affronterà nel turno successivo poi il Pescara, Molisani al completo, tranne l'infortunato centrocampista sardo Ladu. E stagione calcistica 2021-2022 di Area Automobilis Group è top sponsor del Venezia. I dettagli in questo servizio, vediamo. DR Automobile Group debutta nel mondo del calcio in qualità di sponsor. La scelta è caduta sul Venezia FC e sulla città di Venezia per tutto quello che rappresenta nel paese quale emblema dell'italianità a livello internazionale. Entrambe le parti confidano in una partnership duratura e foriera di grandi successi. Il gruppo automobilistico italiano, grazie ai risultati ottenuti nei primi 8 mesi del 2021, sia con il brand DR che con quello Evo, sta vivendo un momento di crescita importante anche in termini di sviluppo del network di vendita in tutta Italia. E mentre entro la fine dell'anno verranno lanciati sul mercato altri 3 nuovi SUV, una particolare versione del logo DR studiata appositamente per il Venezia FC sarà posizionata sulle 4 maglie ufficiali non solo della prima squadra del campionato di Serie A, ma pure di quella femminile nel campionato di Serie C. La sponsorship rosa è stata il frutto di una scelta ben precisa. Le ragazze sono tra le favorite per la promozione in Serie B e il calcio femminile in generale è in grande ascesa nel paese. Il campionato di Serie A prenderà il via domani, domenica 22 agosto, con la trasferta a Napoli, poi altre 2 partite a Udine ed Empoli. L'attesissimo debutto casalingo ci sarà il 19 settembre contro la Spezia. E anche la società Acqua Santa Croce di Camillo Colella ha voluto confermare l'attenzione per il mondo sportivo, perfezionando l'accordo con la Roma, la cui squadra milita nel campionato di calcio di Serie A. Ma vediamo. Il presidente della società Santa Croce, Camillo Colella, comunica l'importante accordo commerciale e di sponsorizzazione con l'Associazione Sportiva Roma,
che prevede l'utilizzo dell'acqua minerale durante gli allenamenti e le partite casalinghe della prima squadra di calcio che milita nel campionato di Serie A. Il marchio avrà visibilità presso il centro sportivo di Trigoria e all'interno dello stadio olimpico, sia nelle aree di ospitalità delle squadre che a bordo campo durante le partite di campionato. È con grande soddisfazione, sottolinea il patron Camillo Colella, che la società Santa Croce ha voluto confermare il suo impegno in favore dei talenti calcistici e promuovere un elemento essenziale nell'alimentazione di uno sportivo. Inviamo un grande in bocca al lupo a tutto il team dell'AS Roma, sicuri che insieme alla nostra acqua ci saranno ottime prestazioni sportive. E proseguono le iscrizioni della 26esima edizione del Rally del Molise, in programma il 27 e il 28 di questo mese di agosto. L'Automobile Club Molisano annuncia sin da ora la partenza di nomi di rilievo nel panorama motoristico nazionale con equipaggi in grado di dare soddisfazione agli appassionati delle discipline automobilistiche. E con questa notizia è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale di TLT. Io come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione e vi rimando alla nostra programmazione. Arrivederci.